È partita la campagna vaccinale per i più piccoli. Nella sola giornata di ieri, già 2.389 prenotati nelle ASL abruzzesi, una risposta di massa delle famiglie, numero naturalmente destinato a crescere nelle prossime ore. L'ASL di Pescara ha scelto un percorso alternativo per i bimbi dai 5 agli 11 anni, per rasserenare loro, soprattutto i genitori con la tricesta in prima linea. Più che un hub vaccinale, sembra infatti una ludoteca. Il centro di Pescara Porta Nuova, dove saranno effettuate le vaccinazioni per i più piccoli. La sede è stata messa a disposizione dal comune, gestita dalla ASL, assieme al personale medico, i volontari, rianimatori, clown, giochi e poster per rendere più serena la vaccinazione dei bambini. Come sempre, la tricesta è in prima linea, la presidente Carla Panzino. Sono contenta perché penso che sia forse il parco giochi vaccinale, io lo chiamerei più parco giochi vaccinale. Che un ambulatorio medico dove facciamo anche il vaccino e ci rilassiamo e giochiamo nelle sale d'attesa pre e post vaccinale. Io devo fare un ringraziamento perché è doveroso. Noi associazioni in questo periodo stiamo soffrendo tanto perché è difficile fare manifestazioni di raccolta fondi, è difficilissimo raccogliere fondi, ma le richieste e gli impegni sono sempre tanti e grazie alla collaborazione di tante persone possiamo portare progetti, definire e anche realizzare progetti negli ospedali. Laddove c'è un bambino che sta male, laddove c'è un bambino che ha bisogno di assistenza medico-sanitaria o comunque chirurgica. Luisa Moretti, che è coordinatrice degli hub vaccinali della ASL di Pescara, oggi qui a Porta Nuova il vaccino con il sorriso, perché abbiamo intervistato alcuni bambini, addirittura ci hanno detto: siamo stati noi a spingere i nostri genitori a prenotarci. È vero, c'è una grande rispondenza per fortuna di tutte le mamme e genitori, perché abbiamo visto che le prenotazioni sono arrivate tante, fioccano e siamo molto felici per questo. Ringraziamo la Tricesta che ci ha dato l'opportunità di allestirlo in maniera diversa e quindi regalare veramente un sorriso al bambino e fargli arrivare in un ambiente ospedaliero come in realtà fosse un gioco e non con l'importanza del vaccino reale. Ho costretto mia mamma a prenotare prima in anticipo, perché voglio che il Covid se ne vada. Almeno così siamo, non basta, però almeno una semplificazione in più per non prendere il Covid. Cosa vuoi dire agli altri genitori? Allora, quello che posso dire nel mio piccolo è che l'unica arma che abbiamo per difenderci dal Covid è vaccinarsi. Quindi vaccinarsi è una scelta non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, per tornare a quella che era un po' la vita di prima, una pseudo normalità.